Sonenza Lanzieri e sono la referente del progetto Fare Rete per Strade Sicure, un progetto promosso dall'associazione Ollus La Stanza di Gio in rete con altre associazioni del Vallo di Diano, Life Ollus, Amici di Padula e l'associazione Alci. È un progetto in rete realizzato grazie ai finanziamenti ottenuti dal bando di progettazione sociale del CSV, il Centro per i Servizi del Volontariato di Salerno. Fare Rete per Strade Sicure è un progetto rivolto a tutti i bambini delle classi quinte delle scuole primarie del Vallo di Diano. Abbiamo realizzato più di 20 incontri in tutti gli istituti e l'obiettivo principale è quello di diffondere l'educazione stradale, la sicurezza stradale, che oggi è una delle problematiche più presenti all'interno del Vallo di Diano. Infatti sempre più spesso purtroppo siamo a conoscenza di questi eventi tragici, drammatici, però il nostro obiettivo come associazione è soprattutto quello di diffondere la sicurezza stradale. Cerchiamo di diffonderla soprattutto a partire dai bambini, in quanto nei bambini è molto più facile apprendere le regole e soprattutto farle rispettare, perché sappiamo noi come associazione che l'importante non è la conoscenza della regola, ma appunto il farla rispettare. Sono la vicepreside dell'Istituto Comprensivo di Sala Consilina e siamo qui nella palestra del plesso scolastico di Atena Lucana a Capoluogo. È un progetto che emotivamente ci coinvolge tantissimo, in considerazione del fatto che la scuola esce sul territorio e si va ad integrare con le associazioni che sono presenti sul territorio e che appunto promuovono attività progettuali di questo tipo finalizzate alla crescita formativa dei nostri alunni, soprattutto allo sviluppo del senso civico dei nostri alunni. Abbiamo realizzato questo progetto a partire sin dalla tenera età fino ad arrivare all'ordine maggiore, alla scuola secondaria di primo grado del nostro istituto, perché consapevoli che determinate regole vanno acquisite fin dalla tenera età. È un progetto che entra nelle scuole. Sodalis è molto attenta a questa problematica e da molti anni sta facendo schede e progetti per mettere in condizioni le associazioni di entrare nella scuola per fare rete con la scuola. È buono educare i ragazzi dalle scuole elementari per varie problematiche, in questo caso parliamo della sicurezza stradale. Il progetto è andato molto bene e le associazioni sono state molto brave ad entrare dentro, credo in quasi tutte le scuole del Vallo di Diano, e speriamo che continui questa collaborazione insieme a loro. I bambini in questo percorso didattico che seguono hanno modo, indossando una pettorina, diciamo, che rappresenta un pedone o un ciclista, di seguire un percorso e raggiungere delle varie mete. In ogni meta loro ritireranno un questionario che poi compileranno in aula. Nel raggiungere la meta i bambini devono rispettare le varie segnaletiche, quindi se loro con la pettorina la pettorina rappresenta un pedone, si comporteranno come dei pedoni rispettando la relativa segnaletica. Se invece sulla pettorina vi è la bicicletta, allora loro saranno dei ciclisti durante tutto il percorso. Hanno così modo di apprendere in maniera semplice la segnaletica che li riguarda e il rispetto per le regole che poi dovrebbero essere, ci auguriamo, rispettate sulle strade. Questo progetto ha una parte, diciamo,
tecnicamente dedicata alla spiegazione proprio su quello che è il codice della strada e poi a una parte diciamo un po' più ludica ed educativa. Ecco, in questo momento ci troviamo proprio nella palestra che ospita questo percorso sulla sicurezza stradale e nella pratica noi facciamo vedere ai bambini giocando come si rispettano i segnali, quali sono i segnali, le differenze. Una cosa che abbiamo notato in questo diciamo progetto è che spesso i bambini hanno delle difficoltà a capire, a fare una differenza fra i segnali e magari ecco il mio invito è quello, potrebbe essere quello di alle famiglie, rivolto alle famiglie, di spingerle a continuare a proseguire lungo questo progetto anche all'interno delle abitazioni. È molto importante infatti che i bambini conoscano nella precisione i segnali, perché purtroppo diciamo sulla strada spesso si verificano delle grandi tragedie e quindi iniziare appunto quando sono piccoli, quando cominciano proprio a intraprendere le prime esperienze, le prime avventure per strada, è importante che già sappiano quali sono i pericoli e i segnali che possono aiutarli a prevenire questi pericoli. Questo percorso è dedicato soprattutto alla classe quinta elementare, perché riteniamo che a partire da questa età si comincia diciamo innanzitutto ad acquisire una maggiore indipendenza anche dai genitori, quindi diciamo si comincia a frequentare un po' di più la strada e anche a livello poi di capacità di comprensione riteniamo che sia diciamo l'età giusta per dare i primi input per lasciarli andare su strada consapevoli di quelli che sono appunto i segnali e i pericoli.